quest'anno la novità più importante del torneo del 1º maggio di Feltre è l'introduzione del campo di gioco di Rasai e di Serena Grappa, in particolare una scelta che abbiamo fatto per poi poter sfruttare il Palace Arena, la nuova struttura adiacente al campo da calcio stesso, per accogliere il pranzo generale di tutta quanta le persone, i bambini e le famiglie che accompagnano i bambini delle 36 squadre che quest'anno parteciperanno al torneo 1º maggio. Torneo che diventa anche internazionale. Esatto, quest'anno ci sono due società dalla Georgia e dalla Slovenia che partecipano, anche perché comunque quest'anno abbiamo avuto una grossa soddisfazione, anche perché nel giro di pochissimi giorni dall'apertura delle iscrizioni sono andate esaurite in un batter d'occhio, quindi le due società estere si agganciano, si aggiungono, scusa, anche alle 6 società professioniste che danno comunque un ulteriore risalto a questa manifestazione.